Incontro domani alle ore 10 alla Camera di Commercio in vista dell'ormai imminente costituzione del Forum 2030 Enna. Questo nuovo appuntamento vedrà il gruppo promotore costituito da comitati cittadini ennesi, mondo operaio e reti di impresa, le associazioni datoriali, i sindacati e i sindaci dei comuni aderenti confrontarsi sulla bozza definitiva del regolamento e darsi appuntamento a metà settembre per la prima assemblea costituente. Sergio Scalì è stato nominato direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale Umberto I di Enna. Enna rappresenta una sede importante che guarda sia verso Catania che verso Palermo con cui ci rapportiamo, ha dichiarato il dottore Scalia, ma cercheremo di rappresentare un punto di riferimento soprattutto per i colleghi che operano nel territorio e poter dare un servizio ai pazienti che gravitano presso l'Umberto I. La testa di dama di età Flavia, di cui era stato denunciato il trafugamento nel 2007, tornerà a Piazza Armerina per essere esposto nel nuovo museo di Palazzo Trigona. Con la restituzione della scultura si chiude una brutta vicenda di trafugamenti che aveva sottratto alla comunità un prezioso reperto, sottolinea l'assessore regionale Alberto Samonà. Viviamo oggi, prosegue Samonà, una stagione di nuova sensibilità verso i beni culturali, nella quale, grazie alle azioni messe in campo dal governo regionale, si sta comprendendo come proprio il nostro patrimonio culturale è alla base del rilancio dei territori. Nuova segnaletica e pannelli informativi più performanti sono stati installati nell'area archeologica di Morgantina, che è oggi completamente rinnovata per quanto riguarda i supporti e gli strumenti di orientamento ai visitatori. I nuovi pannelli descrittivi prevedono percorsi di visita differenziati in funzione dei diversi interessi e delle difficoltà di percorrenza. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento di carte e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.